qui, perché il presepe noi oggi lo stiamo costruendo, guardate qui. Buongiorno a Paola Ghisleni, buongiorno a Giovanni Perico, marito e moglie nella vita, ma due artisti uniti proprio dal cuore. Buongiorno Giovanni Perico, buongiorno. E grazie di aver rinunciato a stare a casa di Natale per stare con noi. Giovanni, è una natività bellissima, voi qualcosa l'avete intravista, noi siamo rimasti incantati, che dovete sapere che Giovanni e Paola stanno qui da circa due ore, stanno dipingendo tutto, i capelli di Giuseppe sono un incanto, io non so se come al solito chiedo il super lavoro alla regia, ma guardate questi capelli, ecco, guardate il ciuffo di San Giuseppe, è qualcosa di... mette i brividi dalla bellezza e dal realismo. Giovanni, voi partite però da questa foto che avete in mano, la vogliamo mostrare a favore di camera, piano piano, perché così si parte per un capolavoro che poi reinterpretate ovviamente con la vostra arte. Sì, abbiamo preso questa immagine che ci ha colpito molto da subito, che riprende una sequenza del film Nativity, dato in TV un paio d'anni fa. Esatto. È un'immagine molto calda, meravigliosamente intensa e ricca di amore. E niente, abbiamo iniziato a dipingere questa tela e... Giovanni, quanta fatica c'è? Voi vi chiamate i madonnari, quando noi andiamo alle feste di paese anche, vediamo questi artisti al lavoro, non immaginiamo la fatica, lo studio che c'è. È un'arte vera e propria, non è un'arte di serie B. Intanto guardiamo la Paola, come sta completando questa tela. Sì, è un'arte di strada, ci teniamo particolarmente a dire questo, è un'arte di strada, per cui l'obiettivo nostro principale è quello di fare spettacolo con quadri che tante volte riprendiamo, quadri conosciuti oppure con opere esclusivamente realizzate e pensate da noi, ma l'importante è, come diciamo sempre, e dopo tanti anni il pensiero è sempre quello, di trasmettere un'emozione a chi ci guarda. Oggi a maggior ragione è il giorno di Natale, per cui poter dipingere questo dipinto in questo studio per noi è un grandissimo regalo. È una natività, questo è un regalo che davvero voi avete fatto a noi, noi speriamo di poter fare a chi ci sta seguendo in questo momento. Giovanni, tu sei arrivato, ti posso dare del tu, è Natale, sì. Si invita all'accoglienza, ma insomma siamo davvero in famiglia, poi in giornate come queste ci stringiamo davvero l'uno accanto all'altro, proprio per sentir meno la mancanza di casa, dovevamo dire la verità. Giovanni, tu sei arrivato quasi per caso a quest'arte, perché tu avevi una passione, ma quando è che è diventato un lavoro vero e proprio? Beh, è diventato un lavoro vero e proprio quest'anno, dopo quasi 30 anni che dipingo con Paola per strada. Io ho avuto la sfortuna di perdere il posto di lavoro e l'arte mi è venuta incontro e mi ha aiutato, e quello che ho sempre pensato di fare per tanti anni nella vita lo inizio a fare a 50 anni e sono ben felice, un momento così va bene, è una scelta che mi riempie di soddisfazione, che ci riempie di soddisfazione. E intanto vogliamo vedere, mangiare con gli occhi questi capolavori, se la regia mi aiuta abbiamo delle foto da farti come... Allora, qui dove eravate Giovanni? Guarda dal monitor così riesci a vedere tutto. Allora, questa è una bellissima manifestazione organizzata dalla sezione Amici del Presepio del nostro paese, eravamo nella chiesa parrocchiale di Ponte San Pietro, occasione di una mostra molto importante sui presepi. Perché la natività, appunto, i presepi possono essere anche quello, paradossalmente la paglia, le costruzioni intorno alla natività, ma è la natività il fulcro, l'attenzione, la nascita. Al di là del rappresentare, come in questa immagine, Maria e Giuseppe e Gesù bambino, anche la famiglia, il miracolo della nascita in ogni caso. Giovanni, che cosa significa? Intanto scorre quest'album bellissimo, cosa significa lavorare anche con tua moglie? Beh, è una soddisfazione grandissima, dopo tanti anni è come se siamo madonnari per la prima volta, perché tutte le volte che andiamo in un paese dove non ci siamo mai stati, e questo è un altro aspetto meraviglioso dell'essere artista di strada, si conoscono paesi e piazze, gente, bambini ancora di più, che non si avrebbe mai avuto l'occasione, la fortuna di incontrare. Voi avete la fortuna, rispetto per esempio agli artisti che espongono in un museo, di guardare lo stupore, ma anche la gratitudine negli occhi della gente, di guardarla direttamente, perché nei musei si espone, l'autore non c'è. Voi invece toccate con mano questa emozione che regalate. Senti, ma raccontaci qualche episodio. Gli episodi si ripetono tutte le volte che siamo in piazza, davvero come la prima volta, perché la gente si ferma stupita,
chiede, è un piacere anche sapersi raccontare, raccontare la vita che facciamo, le piazze dove, dove andiamo. Soprattutto la cosa che io amo fare particolarmente è l'approccio con i bambini. È veramente un incanto. Guardate, grazie di averla messa proprio a pieno schermo. Bambini e grandi che sono uniti di fronte davvero a questa meraviglia. Sì, allo stupore di vedere che semplicemente con una scatola riempita di gessetti colorati, con pazienza, e poi dico sempre, tutte le cose vanno coltivate, noi non siamo nati madonnari ovviamente, però la costanza, la passione e la pazienza ci hanno portato dei, davvero dei traguardi molto molto belli. Arte, gessetti colorati, Madre Teresa di Calcutta con uno dei suoi bambini, questo è un altro davvero capolavoro. Ma non vi dispiace, Giovanni, quando poi dovete lasciare a terra il disegno, quando poi dovete toglierlo via, oppure la tela che voi mettete poi vi assicura la possibilità di restare in compagnia dei vostri capolavori? La cosa bella secondo noi è quella di poter dipingere direttamente sul manto stradale, esatto. Perché l'importante, ripeto, è colpire il passante e trasmettere un'emozione e fare spettacolo, perché questa è un'arte di strada, ripeto ancora. Per cui è un piacere sapere che in centinaia di paesi sono conservati anche, bellissimo, quando non è possibile dipingere direttamente il manto stradale, perché nei centri storici non sempre è possibile, sapere che in tanti paesi sparsi in tutta Italia ci sono i nostri lavori. Che voi lasciate poi con grande generosità, sì, perché non le portate via. Il presepe, abbiamo detto, è la natività, e noi siamo cultori se volete, ma perché ci stiamo innamorando anche grazie a questo viaggio che stiamo facendo assieme a voi proprio dell'arte presepiale. Beh, presepe e famiglia, mai come in un giorno come quello di Natale. E allora negli occhi noi abbiamo ancora queste vostre Madonne, questi capolavori, e abbiamo ancora, stiamo seguendo passo passo la costruzione di questa natività che è il regalo di Paola e di Giovanni. È una espressione bellissima che ha utilizzato tuo marito. Io sono diventato madonnaro quando Paola si è messa al mio fianco e abbiamo iniziato assieme questa avventura. Siete, sì, artisti di strada, non è facile vivere l'emozione di una strada, non è facile girare e stare eternamente davvero alle intemperie e stare fuori. Beh, questo diciamo che ci aiuta, ci aiutiamo reciprocamente, nel senso che comunque è stato sia per me conoscere lui e lui per me, unire due passioni che ci legano da una vita, insomma. Ma è vero che quando siete seduti quasi raggomitolati su voi stessi, guardate in questo momento il nostro Giovanni, non si sente la fatica? Cioè alla fine è tanta la voglia di portare a termine il lavoro che... Sì, perché sei presa comunque dal lavoro, dall'opera che stai compiendo, per cui desideri portarla a termine nel migliore dei modi e ti lasci prendere comunque dall'emozione, per cui non senti la fatica che poi arriva nei giorni successivi. Paola, quando Giovanni ha perso il lavoro, noi abbiamo, cioè, possiamo immaginarlo, perché poi sono tante le storie simili che affollano i nostri giorni, a bel tempo si spera. Quando hai perso il lavoro, la disperazione non ti è venuta proprio perché avete capito a un certo punto che questa opportunità che avevate, questo tesoro che avevate nelle mani, il vostro talento, poteva trasformarsi in un'occasione di lavoro. E come l'hai chiamato tu, è un talento, e come talento ci è stato donato, e il fatto di poterlo fare e farlo diventare un lavoro è stata una gioia comunque, perché come diceva anche Giovanni, ci sono situazioni anche peggiori delle nostre, per cui non ci siamo mai lasciati prendere dallo sconforto, e effettivamente questa cosa ci ripaga molto. Voi vi siete lasciati sorprendere dalla vita, perché tu volevi fare studi artistici, poi, sì, insomma, la vita sceglie diversamente, non ci eri riuscita, però ti sei riappropriata della tua passione, del tuo talento, e adesso state qui. Effettivamente è una cosa che dico sempre ai miei figli, di mai abbandonare le proprie passioni, i propri sogni soprattutto, e portarli avanti nel migliore dei modi, perché cercando sempre di crederci, è quello che abbiamo fatto, che ho fatto io, che ha fatto Giovanni, e adesso dopo 29 anni quasi, diciamo che ce l'abbiamo quasi fatta. Ce l'avete davvero fatta, ma noi ce l'abbiamo quasi fatta a completare questo capolavoro. Allora, dateci il tempo di poter farvi vedere questa meraviglia.